Saluto Nunzia Catalfo, Movimento 5 Stelle, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. La ringrazio intanto di essersi collegata con noi. Ben trovata Grazie a e voi. come sta intanto? Beh, impegnata ovviamente, come d'altronde i nostri concittadini, approfitto per ringraziare sia le forze dell'ordine che per ovvi motivi tutti gli operatori sociosanitari che si stanno impegnando così tanto per salvare la salute dei nostri concittadini. Allora, se riusciamo a migliorare per favore l'audio della ministra, perché così è molto faticoso, ci proviamo magari in tempi veloci veloci. Io le chiedo, ministra, diciamo che da una parte c'è l'emergenza sanitaria, dall'altra è inevitabile l'emergenza economica, è quello che abbiamo chiamato il contagio economico. C'è stato questo decreto del governo, 25 miliardi messi sul tavolo, tante attività hanno già chiuso, altre attività sono in affanno. Intanto una prima notizia la possiamo dare: nei prossimi 2 mesi è impossibile licenziare, corretto? Sì, all'interno del decreto c'è una norma che sospende tutte le licenziamento dal 23 febbraio scorso. Questo per tutelare tutti i lavoratori italiani e comunque anche perché abbiamo stabilito, inserito delle norme di ammortizzatori sociali che tutelano tutti, quindi Allora, a proposito degli anche se ammortizzatori sociali, siccome poi qualcuno dalla sera alla mattina si è ritrovato a casa e qualche azienda, e noi, ha comunque chiuso, partiamo, diciamo, dalla misura forse più attesa, che è la cassa integrazione straordinaria. Chi può attingere alla cassa integrazione straordinaria? Io ho molte domande, quindi le chiedo se è possibile di rispondermi velocemente, così chiariamo a casa una serie di cose, no? Chi può attingere alla certo. cassa integrazione straordinaria? Certo, allora oltre ai normali strumenti che sono già previsti dalla normativa, cioè la cassa, il fondo di integrazione salariale che viene ampliato anche per le imprese da 5 a 15 dipendenti, sarà appunto inserito questo ammortizzatore sociale, cioè la cassa in deroga, che appunto prevederà che qualsiasi datore di lavoro può accedere, Per quindi una anche durata di 9 settimane, corretto? Fino a 9 settimane. esatto, per una durata di 9 settimane anche per una partita IVA che ha un dipendente, quindi può Quindi anche per accedere aziende sotto i tutti. 5 dipendenti, perché prima sappiamo che era fino, diciamo, dai 5 dipendenti in su, e invece Esatto. adesso anche sotto i 5 dipendenti. Per i lavoratori autonomi, per i liberi professionisti, cosa è previsto? Io le leggo un elenco che abbiamo preparato e magari mi dice se abbiamo dimenticato qualcosa. 500 euro, 600 600 euro euro. una tantum. Poi questa indennità dovrebbe essere destinata a liberi professionisti, a partite IVA e a co.co.co. E poi la sospensione dei versamenti tributari. È corretto? Sì, vi sono altre misure che sono state inserite dal Ministro dell'Economia e manca un'altra importante che è un fondo che noi abbiamo inserito all'interno del decreto che andrà a tutelare, quindi organizzandoci con le casse di previdenza, a tutelare tutti gli iscritti alle casse di previdenza. Attraverso le casse di previdenza, dunque. Attraverso le casse di previdenza. Allora, abbiamo detto che c'è una sospensione dei versamenti tributari con la scadenza del 16, cioè ieri era lunedì 16 marzo, e c'era una scadenza, quella dell'IVA, no? Ora, quella scadenza è stata sospesa e si potrà pagare entro il 31 maggio. Oppure fino a 5 rate mensili a partire da maggio. Mi aiuti a spiegare bene questa cosa? Sì, allora dovrebbe essere così. Io mi sono occupata più delle misure di sospensione dei versamenti contributivi che saranno per
Quindi diciamo i dettagli di tutto quanto li vedremo strada facendo, però sappiamo che chi ieri non ha pagato ha di tempo, diciamo sì, in linea teorica almeno fino a maggio, poi si capirà bene come può pagare, perché un altro problema potrebbe essere quello di ritrovarsi poi una serie di pagamenti e quindi magari ci saranno delle dilazioni, ci saranno delle rateizzazioni, corretto? Esatto, ci saranno delle rateizzazioni. Bene, ancora due cose le voglio chiedere per le quali ci hanno scritto in tantissimi. Siccome già da qualche giorno si parlava di questi benedetti congedi parentali, perché ricordiamolo, i bambini sono a casa da scuola e molti genitori sono in difficoltà perché dai nonni non li possono portare perché i nonni devono stare tutelati da una parte. E spesso uno non si può permettere tante ore e quindi molti genitori sono andati in difficoltà. Li potrà prendere, mi dica se ho capito bene, abbiamo tirato giù dei punti, chi ha figli con meno di 12 anni, questi congedi parentali, chi non lavora già a casa con lo smart working, uno solo dei due genitori, dal 5 marzo saranno validi per tutti i dipendenti e la durata è di 10 giorni con una retribuzione al 50%, è tutto corretto? Allora, in effetti si può prendere il congedo parentale di 15 giorni anche se sono figli fino ai 16 anni di età. Ah, questo è molto importante, quindi non fino a 12 anni ma fino a 16. Però è prevista un'indennità pari al 50%. Ai 12 anni. Ok, invece poi l'indennità viene annullata o c'è una percentuale diversa? Dal dodicesimo al sedicesimo viene annullata, quindi si va come. Quindi io sto a casa però non percepisco stipendio praticamente. No, però se si ha in casa i disabili non c'è limite. Perfetto, un'ultima cosa le devo chiedere perché poi ho un e la domanda è la seguente, genitori separati, è una cosa che mi è stata richiesta, mi hanno scritto in tanti, genitori separati, quindi vivono in due case diverse, quindi il figlio magari hanno necessità perché appunto sta qualche giorno con l'uno, qualche giorno con l'altro, possono richiedere tutti e due il congedo parentale? Quando accudiscono il figlio, in alternativa lo può chiedere o il papà. Quindi devono chiederlo e regolarsi in funzione dei giorni. C'è un bonus babysitter, 600 euro per tutti, è corretto? Sì, c'è un bonus babysitter di 600 euro per tutti, dipendenti, autonomi e anche iscritti alle casse. E un bonus di 1000 euro babysitter per medici, infermieri e personale sanitario, oltre che per le forze di polizia e le forze che sono impegnate, come dicevo prima, in modo importante in queste emergenze. Ultimissima cosa, la quarantena. Io vengo messa in quarantena, come viene considerata? La quarantena viene considerata come malattia e c'è una possibilità che abbiamo inserito in più per tutti coloro i quali usufruiscono della 104, cioè quindi sia disabili sia parenti disabili gravi, ecco, per loro il permesso della 104 da 3 passa a 15 giorni. Ministro, grazie davvero per essere stata con noi, poi quando è possibile, se lei lo ritiene, ci ritroviamo e continuiamo a dare spiegazioni, perché è la cosa che ci chiedono più di tutte le altre, vogliono sapere, vogliono capire. Vorrei dare un'informazione importante. Ha 2 minuti per restare con noi perché ho un tassativo, devo andare in pubblicità. Se lei mi può aspettare 2 minuti, ci ritroviamo dopo la pubblicità. Pubblicità intanto. Stiamo cercando di fare chiarezza rispetto ai provvedimenti che sono contenuti nel decreto che è stato chiamato Cura Italia. Un decreto però, ministra, che si è anche detto questo è il decreto di marzo. Quindi immaginiamo che ci sia un decreto di aprile. Diciamo, immaginiamo anche che ad aprile più o meno saremo ancora comunque in una situazione di grande difficoltà, ahi noi. Beh, questo
lo vedremo con l'evolversi della situazione. Ovviamente diciamo che questo è il decreto di marzo, perché mentre alcune misure come gli ammortizzatori sociali e la cassa in deroga sono previsti per 9 settimane, gli indennizzi che prevediamo per gli autonomi sono invece previsti per il mese di marzo e andranno rinnovati. E certo, andranno rinnovati via via per il mese di aprile, eccetera, esatto. Eccetera, se ci sarà bisogno di un eccetera. Senta, so che mi deve dare una notizia importante, le chiedo un'ultima cosa prima. A proposito dei mutui, perché anche su questo ci sono arrivate moltissime telefonate. Mutuo per la prima casa, stop al mutuo per la prima casa, se sì, per chi? Per quante persone? Ha a che vedere col reddito? No, non ha limiti di reddito, quindi per tutte le persone fisiche, per gli autonomi, anche per le partite IVA, per fino al per 9 mesi. Per 9 mesi viene bloccato il mutuo, cioè io non lo pago in questi 9 mesi e poi anche lì ci sarà la possibilità di una rateizzazione. Uno poi si ritrova con una cifra importante. Ovviamente. Da pagare tutta insieme. Bene, e questo a prescindere dal reddito. Io sono in difficoltà perché in questo momento la mia azienda è in difficoltà, perché in questo momento il mio datore di lavoro è in difficoltà e quindi posso non pagare il mutuo sulla prima casa. Esatto. Benissimo, che cosa ci voleva aggiungere, Ministro? Sì, vorrei approfittare della presenza nella vostra trasmissione per annunciare che insieme a Poste e ad INPS stiamo anticipando il pagamento delle pensioni al 26 marzo e lo stiamo scaglionando fino all'1 aprile. Proprio per evitare gli affollamenti all'interno degli uffici postali e quindi anche garantire l'incolumità dei nostri. Certo, anche perché come sappiamo gli uffici postali hanno avuto, diciamo, anche loro degli eventi luttuosi, alcuni dipendenti degli uffici postali sono deceduti causa coronavirus, questo ha generato un certo allarme anche in chi negli uffici postali ci lavora, quindi capisco che voi stiate cercando di razionalizzare l'accesso alle poste per recuperare le pensioni. Dunque ovviamente dal 26 anche, del mese? Sì, dal 26 del mese ci sarà una comunicazione da parte di Poste, ovviamente per tutelare anche gli anziani. E certo. Così evitiamo gli affollamenti. Chiarissimo, chiarissimo. Senta, approfitto della sua presenza perché noi ad inizio di trasmissione abbiamo dato notizia del fatto che è cambiato il modulo per l'autocertificazione. Ora ovviamente so che non è la sua competenza, però approfitto di lei semplicemente per segnalarle una cosa che ci stanno scrivendo in tanti, e cioè nel nuovo modulo dell'autocertificazione viene richiesto, Alessio, in particolare... Io l'ho stampato, eccolo qui, è accessibile per tutti, si può trovare, si stampa per andare in giro. Viene inserito un secondo punto, lo leggo testuale, di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere positivo al virus Covid-19. Eccolo qui. Il problema è tantissimi ci stanno scrivendo su Twitter, ci stanno anche chiamando, è che se una persona non ha fatto il tampone, non ha la certezza, come dire, clinica, scientifica, tecnica, di essere contagiato. Allora, dal Covid, la domanda, provo a formularla così come è venuta in mente a me, Ministro, è che mentre se io sono sottoposto a quarantena, ovviamente lo so, mi è stato comunicato e lo so, in assenza di tamponi generalizzati, io potrei essere positiva, asintomatica, non saperlo di essere positiva. Ora, fa fede il fatto di non essere positiva, non essendo a conoscenza della mia positività, ma ovviamente non posso rispondere del fatto che se domani scopro che ero positiva, io non ne posso rispondere. Certo, va fatto probabilmente una specificazione per far capire meglio ai cittadini che... Perché le assicuro che noi abbiamo dato notizia 2 ore fa e ci hanno inondato di telefonate su questo punto, dicendo ma se io fino
positivo, faccio l'autocertificazione che non sono positivo, in realtà non lo posso sapere, magari sto scrivendo il falso, no? Ci hanno detto in tanti. Quindi forse, quindi le chiedo se lei ci aiuta, diciamo, a girare questo tema agli altri ministri, insomma al governo, perché plausibilmente è un punto che andrà chiarito meglio, io credo. Per i nostri spettatori è già tanto che qualcuno si faccia carico, in questo caso la ministra, di un dubbio, di un'incertezza che c'è. Magari la risposta arriverà e noi ve la daremo. Ministro? Grazie per averlo segnalato. Io ovviamente mi faccio carico di questo e vi ringrazio ancora per avermi consentito. Noi ringraziamo lei, ministro, anche per la chiarezza. Grazie davvero, Annunzia Catalfo.